Dopo la vittoria di ieri in trasferta a Lucca, il Como tornerà in campo già dopodomani, giovedì alle 17:30 allo stadio Sinigaglia per la partita contro la Pergolettese, sfida valida per la sesta giornata di andata del girone A. Per i tifosi saranno disponibili circa 400 tagliandi. La vendita, in prelazione per gli abbonati fino alla mezzanotte di oggi, libera da domani. Predisposte anche le consuete limitazioni per la sosta attorno all'impianto cittadino a partire dalle 12:30 di giovedì e fino al termine della partita. Tornando alla gara di ieri, allo stadio di Lucca il Como è tornato a vincere dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Lecco. La sfida è finita 3-2 per i lariani. La squadra di casa è andata in vantaggio dopo 9 minuti con Scalzi, immediata la reazione del Como che al 13° ha riportato la situazione in parità con Bellemo. La squadra di mister Marco Banchini ha continuato ad attaccare e al 28° è arrivato anche il vantaggio con la rete di Iovine e il risultato non è cambiato più fino all'intervallo. Nella ripresa l'arbitro ha assegnato un rigore ai lariani al 73°. Dal dischetto Ferrari ha segnato il 3-1. Solo 3 minuti dopo i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Cruciani. L'assalto finale del Lucca però non è bastato e la partita è finita con la vittoria del Como.